successo che la maggioranza parlamentare ha dato il via libera a una firma che avverrà fra poco tempo di una revisione del trattato sul MES, una revisione che tutti dicono essere peggiorativa. E allora io ho votato in dissenso rispetto a questa cosa, perché il mandato elettorale che ho ricevuto era smantellare il MES. Volevo essere coerente con questa idea, che era un'idea concreta, su cui abbiamo vinto le elezioni, tra l'altro, e quindi è stato un atto di coerenza da parte mia e non posso dire neanche di dissenso. Allora, molti fanno delle valutazioni sul pericolo che una votazione in dissenso possa indebolire il governo. Secondo me fanno una valutazione sbagliata, nel senso che se si cede una prima volta su elementi centrali del programma, poi si è portati a cedere molto di più le volte successive, hai sempre meno potere contrattuale. Io credo che stiano facendo un errore di fondo proprio sul potere contrattuale, che è essenziale anche in queste trattative. Ha paura di essere espulso o di avere delle sanzioni adesso? No, non ho paura di essere espulso, io ho rispettato il mandato elettorale. E quindi qualsiasi tentativo di espulsione sarebbe una sconfessione del movimento in sé. Rimarrò nel movimento e combatterò la mia battaglia anche con durezza.